procuratore e collezionista di tutta la vostra. Certo, sì, a Roma. Ho visto la mostra di Il Greco e questa mostra. E la mostra non erano visite private perché erano mostre aperte al pubblico, lo dico per confermi del fatto che erano frequentate, quindi Treviso, al di là della questione Goldin, mostra che con delle buone iniziative il pubblico comunque viene, anche se non è assistito da cappuccini, tè, biscotti, secondo il metodo Goldin. Le mostre sono due mostre intelligenti, abbastanza insolite, perché fare Il Greco è molto difficile, ed è fatto secondo un punto di vista che è quello appunto non del greco spagnolo ma del greco greco e veneziano, e quindi ha una sua focalizzazione. E quella di Escher è una mostra che non investe l'arte ma investe il pensiero, la filosofia, i paradossi, e quindi è un autore che attrae perché non ha tempo, non ha limite, e certamente non è italiano ma si muove in Italia come se fosse il suo mare, e quindi è il pesce in un mare italiano. Da questo punto di vista portarla qui è stata un'idea mia. Io quando venni a parlare l'altra volta parlai poi a cena con il sindaco e gli dissi: se vuoi rapidamente fare una cosa che abbia successo e sia in qualche modo facile da portare, fai una mostra di Escher. Lui mi disse: ho qualche dubbio su Escher, non so perché. Poi improvvisamente invece decide di farla e poi ci siamo sentiti e sono venuto a inaugurarla. Ma fu un'idea mia perché volevo non ciò dire. È certo che Goldin ha fatto cose importanti, ma una mostra di Escher riesce da sola a portare un pubblico che, stimolato da una cosa bella, intelligente, anche se non locale, reagisce. Quindi in questo momento mi pare che queste due iniziative danno il segnale di un rapporto vivo fra la città e le mostre, e quindi di un'iniziativa del comune che, con un rischio minimo, ha fatto due cose che sono comunque notevoli. Anche inaugurato due giorni fa il rinnovato museo. E devo andarlo a vedere, ma ha detto tutti che è bellissimo. Sì. E questo accade, come hanno fatto con la Carrara, la gente sente l'appartenenza ai luoghi e ai propri musei, quindi ne è orgogliosa e li frequenta. E spero che sia ben fatto, ma quello che mi hanno detto sono tutti entusiasti. Oggi poi abbiamo un problema, che oggi questa strana data che abbiamo scelto coincide con la fine dell'Expo. Quindi io ho la mostra che ho fatto all'Expo e l'arrivo del Presidente della Repubblica, per cui devo arrivare a Milano, non farò in tempo a vederla, ma torno entro breve, perché poi sono anche Presidente del Premio Vincenzoni. Quindi il 7 novembre l'avremo. Però non ci sarò invece, perché la data non l'hanno scelta senza dirmelo, quindi sceglierò. Poi magari torno alla fine del mese per fare una celebrazione di Vincenzoni, quindi moltiplichiamo gli eventi. Parlare con le televisioni, dicendo peraltro bene che i trevigiani, dalla loro presenza a queste mostre, devo darvi un'altra notizia che riguarda il vostro rapporto di affetto con me, perché questa mostra l'ho voluta io. E per questo che sono qua. Tuo figlio e tuo padre in un'altra parte della città non ci sarebbe se non avessi formato quel poppante, portandolo a diventare un curatore e produttore di mostre. Quindi anche la mostra di Il Greco lo dovete a me. Quindi voi fate pure gli spiritosi, ma senza di me non c'era né Escher né Il Greco. Ho detto lui quella sera che lui aveva l'aria un po' malmostosa rispetto a Escher. Gli ho detto, non è che io, chiaro che Escher non è la cultura trevigiana, però è una cosa che funziona, cioè, avviene questo. A Roma, la stessa adesso lei, fa due mostre. Una sublime di Memling, in cui spende milioni di euro un bagno, 80.000 visitatori. Contemporaneamente fa, con le immagini di alcuni collezionisti, con la stessa molto più piccola, Escher, 300.000 visitatori. Io dico, ci sarà un piccolo mistero Escher che poi si può intuire perché sempre ha avuto successo lui. Allora, sindaco di Treviso, mettiti là. Dai, però sono più spiritoso di Goldini. Venga di qua per cortesia, lei è la televisione. Professor Salvi, per 20 secondi, lei ha finito la sua prima lecture magistrale o il labirinto che guarda il cielo? Non ho capito. Ha detto il labirinto? Sì, ho detto che in realtà la meraviglia di Escher è di fare delle cose che sono raccolte dalla grande tradizione italiana, come la prospettiva delle sue deformazioni, e però rovesciarle dalla terra al cielo, cioè avere questa prospettiva che fa innalzare la mente, come la matematica. Quindi credo che, io non so, faccio lo psicologo, però Escher, ho sempre saputo, l'ho detto al sindaco, che avrebbe avuto fortuna, pur essendo una mostra che non ha grandi costi, perché Escher è dentro di noi, è una specie di proiezione del genio italiano e anche di qualcosa che è molto legato al nostro tempo, che è la modernità, della ricerca, della scienza. L'idea che ci sia già qui Escher colpisce, perché evidentemente quello che dico nel genere italiano è un dato oggettivo, come l'architettura di Tommaso da Modena. Però farlo diventare questa specie di sogno, di labirinto che va verso il cielo, è la prerogativa di Escher.